primo video del 2014. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Hanno tutte queste diavolerie, le stufe elettriche, i termosifoni. Ma che mondo è un mondo senza camini? Non ho più dove appendere le calze, sono disperata. Sono disperata. Solo una persona mi può aiutare, aspetta. Dove ho messo il portatile? Solo lei mi può aiutare, devo chiamare Ombretta. Dove ho messo il portatile? Avete visto il portatile? Hai visto il portatile? Non l'hai visto. Vediamo un po' dov'è il mio... Ah, si era infilato tra le pieghe del divano! Sempre così succede col portatile. Eccolo qua, l'ho trovato! Un attimino che faccio il numero di Ombretta. 00955462 il 925843 652932 giro di manovella. E fa pure il caffè questo, infatti c'ha pure il macinino, hai visto? È tutto troppo moderno, è l'ultimo regalo ritrovato che mi ha fatto Babbo Natale. Vediamo un po' se risponde. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi... Chi è? Pronto? Non è questo. Questo. Pronto? Ombretta, ciao cara, ti ricordi di me? Ciao Befana. Sì, sono proprio io, la Befana. Dimmi. Avevo proprio bisogno di te per un problema enorme. Mi sto scontrando con un problema enorme. Allora cara, vedi cosa c'è. Io devo per forza il tuo aiuto avere, perché non so più come fare per fare le calzette. Quindi dobbiamo organizzarci quest'anno, mi devono aiutare tutti quelli di Arte per te. Sì, sì, sì. Certo. Sì, allora mi aspetti? Certo, Befana, ti aspettiamo molto volentieri. Sì, 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 sì. Sai, io sono diventata molto moderna dall'ultima volta che ci siamo viste. Davvero? E lo so che sei trendy. Sono molto contenta di poter venire da te a darvi una mano. Mi devi aiutare perché nessuno più ha il camino. Non trovo più camini, cosa possiamo fare? E neanch'io il camino. Cosa possiamo fare per appendere le calze? Mi è già venuta una bellissima idea per risolvere il tuo problema. Che ne dici di una calzamita? Una calza che sia anche una calamita, in modo che tu possa appenderla sui frigoriferi quando non c'è il camino nelle case. Al frigorifero? Tutti hanno il frigorifero. Certo, non c'è più la ghiacciaia, vero? No. Va bene, allora vengo subito per fare la calzamita insieme agli amici di Arte per te. Che divertimento, che esperienza, mi metto tutta in tiro, ok? Ok, e allora ti aspettiamo, Befana. Va bene. Prendo il mezzo, prendo il mio mezzo e arrivo, va bene. Ok, prendi il mezzo e arriva. La Befana. Arte per te, sto arrivando! Allora, mentre aspettiamo che la nostra amica Befana arrivi per insegnarle a fare la calzamita, vi dico subito che oggi, per festeggiare l'Epifania insieme, faremo proprio questo.
Una piccola calzetta della Befana che possa sia essere appesa in qualunque camino, in qualunque ciondolo, in qualunque chiave a moriciondolo, sia anche che appesa al frigorifero. Mi è venuta un'idea carina, quella di riciclare dei collant, delle calzamaglie dei nostri bimbi quando sono piccoli, in modo che rimanga anche il ricordo del loro piedino piccolo piccolo. Magari vogliamo regalarla ai nonni nel giorno dell'Epifania, oppure tenercela noi genitori come regalo, o metterla nella loro cameretta. Così a mo' di ricordo. Basta cianciare a quest'ora, la Befana sarà già sul piano da lavoro a vedere come fare le calzamite. Ecco l'occorrente per costruire la nostra calzamita o la calzetta a calamita. Allora, bambini e meno bambini. Ah, ciao, questa sono io. Mi piacciono i miei guanti, anche questi fatti con le calzette vecchie. Io non butto niente, le calze sono una grande fonte di risorsa. Una fonte inesauribile. Di creatività. Allora, cominciamo. Innanzitutto, questa colla tutta rovinata. Befana, non è rovinata, è la mia attaccatutto. La uso tanto ed è rovinata così. Mi piace così rovinata, ombretta, mi piace. È un po' vecchiatta come me. E allora, questa colla attacca tutto, tutto deve attaccare tutto. Poi, del nastrino di raso, io ce l'ho. Verde, che è uno dei miei colori preferiti, il verde e il rosso. Poi mi piace il nero, ma questo lo uso verde. Poi un ago grosso, uno con la cruna grossa, grossa, lo vedete così benissimo. Poi un nastro magnetico, questa è una calamita enorme. Sì, Befana, però diciamo anche una cosa, se non trovano il nastro magnetico, vanno bene anche i magneti normali, le calamite? Sì, certo, vanno benissimo le calamite. Noi avevamo questo e usiamo questo, giusto, calombretta? Sì, esatto, noi avevamo questo e usiamo questo, ma vanno benissimo anche le calamite, quelle che trovate dai cinesi. Questo comunque, Befana, l'ho comprato 10 centimetri 1 euro, più o meno quanto i magneti normali. Benissimo, grazie per le delucidazioni. Ora mettiti da canto e stai zitta con queste maniere di protagonismo ogni volta che arrivi. Delle forbici, io qui le forbici e le forbicine. Mi raccomando, bambini, se fate la calzetta usate delle forbici con le punte arrotondate. Mi raccomando, se no vi tagliate le ditine. E alla Befana questo non piace. E poi la materia prima. Qui abbiamo preso una vecchia calzamaglia di Poti. Guardate quanto era piccolo quando era piccolo. Sì, Befana, questa è una delle prime calzamaglie di Poti. Infatti ti ho dato questa calzamaglia proprio per farmi rimanere il ricordo della calzetta di Poti. Brava, brava, mi è piaciuta questa idea di riciclare le calze dei bambini piccoli per fare rimanere il ricordo di quelle calzette e di quei piedini così deliziosi. Chissà com'era buono farcito con le patate. Befana, ma che dici? No, scherzo, scherzo. A me piace anche così a crudo. E allora, bambini, io sono un'amorevole vecchietta, non li mangio i bimbi. Certo, il pollicione del piede si chiama alluce, Befana. Sì, l'allucione me lo ciuccio volentieri, però vabbè, qui accontentiamoci delle calzette. Queste sono le calzamaglie. Dovremo tagliare tutte e due le estremità dei piedini così, dal tallone circa 15 centimetri, mi raccomando. Poi ci occorre una sagoma di cartoncino, un cartoncino abbastanza spesso, non troppo, come quello dei cereali, quello delle scatole delle scarpe, insomma quella grandezza là. Sì, bambini, quella grandezza là, mamma e papà, troverete la sagoma della calzetta sulla pagina Facebook di Arte per Te, di cui troverete il link qua sotto. Mostralo, Befana. Sì, qua sotto lo sanno, nello box informazioni. Nel box informazioni, bambini, o mamma e papà, troverete la sagoma nell'album La... come lo chiamiamo quest'album, Befana? La calzamita, non abbiamo detto che facciamo una calzamita, allora lo chiamiamo la calzamita. Va bene, lo chiamiamo la calzamita, nell'album la calzamita. No, un pochino di feltro, quello rosso, anche un pochino di Covil, se lo avete fatto. Potete crearvi due piccoli cuoricini in segno di amore, di ammirazione della Befana nei vostri confronti. È una Befana un po' sarda e venivo ieri da Cagliari e mi è uscita così. Allora, e
poi, dai nostri amici cinesi ho trovato questi brillantini che sono tutti adesivi. Uno accanto all'altro si staccano uno a uno. O si possono usare tutti in fila così. Questi li ho presi dai cinesi a 90 centesimi a confezione. Ce ne sono una miriade di glitter. Quindi, cominciamo subito a creare la nostra calzamita. Come vi ho detto prima, come prima cosa tagliamo la nostra calzetta. Tagliamola abbastanza alta, perché tanto per togliere c'è sempre tempo, ma per aggiungere, ai ai, non ce n'è più. Quindi prendiamo una delle due, facciamola così, e infiliamo la nostra sagoma all'interno della calzetta, tanto per vedere come ci sta, se prende perfettamente la forma. Naturalmente, voi quando scaricate la sagoma, adattatela alla misura del piedino della calza che avete, visto che è carina, come sta carina, come sta carina. Bene, ci sta. Quindi, una volta che avete provato, uscitela. Vi faccio vedere questo passaggio, perché accorgersi che la calza non sta dentro la calzetta alla fine del lavoro è un peccato davvero, carissimi. Allora, adesso dobbiamo adagiare questa calamita all'interno della calza, così, vedete? Allora, questa calamita è adesiva, però per esperienza da befana centenaria vi dico che questo adesivo è un po' farlocco. Vediamo se è farlocco questo. No, questo non è farlocco, questo è buono. Ehi, la tecnologia fa passi da giganti. Quando ero più piccola questi adesivi erano molto farlocchi, non servivano proprio a niente, quindi dovevo aiutarmi con l'attaccatutto, che ogni volta veniva a rubare da ombretta la notte della befana. Befana! Vabbè, io do i dolci a te, tu dai la colla a me. Quanto sei avara, figliuola. Allora, uno e due. E quindi sistemo anche i bordini, in modo che la calamita stia perfettamente aderita al cartoncino. Se volete essere sicuri che questo non si staccherà mai, neanche tra 100 anni, in modo che avrete sempre le calze belle piene, che ve lo dica a fare, l'attaccatutto ci deve stare. Appiccicate, e anche dall'altra parte piegate così, in modo che venga dritto anche dall'altra parte. Voilà, benissimo, appiccicate bene. Oh, perfetto, la Befana è troppo brava a fare questi lavoretti di creatività, non pensi, Ombretta? Sì, Befana, sono stupita, sei molto molto brava. Lo so. E allora, se mi rovino i guanti però me li ripaghi, guarda, c'è rimasta appiccicata la colla. Befana, non sapevo fossi così vanitosa. Chi? Io vanitosa? Assolutamente no, ti sbagli. Allora, a questo punto infiliamo il nostro magnete con la nostra sagoma di cartoncino all'interno del calzino. Faccio anche la riva, che sono simpatica. Allora, così. Perfetto, tiriamo bene. Oh! A questo punto provate il vostro magnete, se con la calzina dietro si attacca al frigorifero, e allora avete finito così come ho fatto io, perché la mia si attacca. Se invece non si attacca, vi suggerisco di fare una finestrella tutto attorno alla calamita e appiccicare i bordi tutto attorno con l'attaccatutto, in modo da lasciare la calamita nuda che abbia un maggiore potere adesivo. Decidete voi, la mia sta, quindi io passo questo passaggio. A questo punto dobbiamo fare in modo che questo orlo così tagliato a nudo non si veda più. E allora apro il mio bordino, infilo sul davanti e sul davanti, quindi piego tutto sul davanti così. Olè, che sono brava! Così stiro ben bene, perfetto, e con un poco di attaccatutto incollo. Proprio qui. Ovviamente noi non cuciremo, la Befana non piace cucire, eh? E neanche a Ombretta, mi pare, monellaccia! Sì, Befana, neanche a me piace tanto cucire, hai ragione. Beh, hai ragione, figliuola, poi oggi con queste diavolerie che ci sono in giro, che serve cucire? Ah, benissimo. Adesso la nostra prima parte di calzina è pronta. Questa sarà l'interno,
L'interno sarà questo, avete capito? Ripetete con me, l'interno! Sì, Befana, non essere così ripetitiva. Era per essere certo che avessero capito. Adesso prendiamo l'altro calzino, che bellino! E da dietro, da quello che sarà il retro, tagliamone un po', una striscetta di circa un centimetro, che segue il verso del calzino, eh? Zacchete! Ok, arrivati a questo punto, mettiamo da parte la nostra calzina con il nostro centimetrino tagliato e prendiamo invece il nostro nastro. Sporchiamo tutto il bordino della calzina, quella con l'anima di cartoncino, di colla. Così. Tutto, 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 tutto. Ma quanto sono brava. Tutto di colla. Ma poi i tuoi allievi di arte per te la sapranno fare la calzamita? O sono dei ciucchi? No, 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 Befana. I miei ragazzi, grandi, piccoli, di tutte le dimensioni, sono bravissimi. Secondo me la faranno più bella della tua. Oh, staremo a vedere. Parole grosse qui si sprecano. Più bella della mia. Che noia. Non è una noia, è bello. È bello, una bella noia. Allora, continuiamo a piegare qui gli angoli, a fare scendere tutto il calzottino. Questo servirà per dare una rifinitura in più alla nostra bella calzottina. Va bene, ombretta? Sì, Befana, ho capito. Tu ci tieni proprio alle calze. Certo, io adoro le calze. Fate in modo naturalmente che il bordino non sia tutto attaccato alla calza, ma che una parte fuoriesca. Se no, che lo stiamo mettendo a fare? E questo tagliamolo un po' più lungo, poi lo ripieghiamo su se stesso, mettiamo un puntino di colla sull'angolino, così, lo ripieghiamo, tacchete, e lo chiudiamo, così. Se volete potete dare un puntino anche sull'interno. Benissimo! A questo punto possiamo procedere con quello che vi dicevo poc'anzi. Quindi di adagiare tutto attorno, vedete così. Vi consiglio di cominciare proprio dalla parte del talloncino. Benissimo, vi avvicino così vedete meglio. Ok, visto che qui ho messo la colla, adesso esco un pochettino più il bordo, così, e lo attacco qui, tacchete. È colato un po' di colla. E continuiamo. Così, da una parte e dall'altra. Certo, il bordino superiore no, è ovvio. Bene, a questo punto, con la calzetta che sta asciugando, noi pieghiamo in dentro questi margini in più e li tagliamo fino all'imboccatura della calza. Uno. E due. Olè. E tagliamoli. E zac. Rifiniamoli bene. Insomma, bene come riuscite. Quindi, pieghiamo il calzettone uno e due volte. Però prima, prendiamo un bel po' di nastrino. Zac. E attacchiamolo proprio qui. All'imboccatura del calzettone. Vi sembrava facile fare la calzetta della Befana, visto quanto lavoro faccio? Oh, benissimo. Adesso pieghiamo e pieghiamo e incolliamo. Ok.
E qui, una volta asciutto, faremo un bel fiocchettone. Intanto lo lascio così, che è ancora fresco, se no mi crolla tutto. Bene, adesso dobbiamo fare una cosa molto, 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 molto importante. Dobbiamo praticare dei taglietti, zac, verticali. Vi avvicino. Guardate. Qui. Così. Casomai vi faccio il disegnino con la sezione dove praticare i tagli, proprio sull'album di Facebook della pagina di Ombretta, sempre quello della calzamita. Trovate tutto lì, nel box informazioni. Allora, vado. Benissimo, fatto il primo buchino, fatene un altro in linea, in modo che si creino delle linee di buchini, e fatelo bello lungo, a circa un centimetro e mezzo, tutti della stessa grandezza, zac. Poi qui ne fate uno quasi accanto, quindi è uno spazio più lungo e uno spazio più corto, ok? E uno più lungo, sempre come il primo. Ora, vedendo cosa devo fare, capirete il perché. Adesso uno più corto, quindi quello più lungo. Perfetto! Ora prendiamo il nastrino e infiliamolo nel lago, quello con la cruna grossa. Così dovrete piegarlo lo stesso in due, ma non importa. Quindi da dentro infilate e tirate. Voilà! Infilate nel secondo buco ed entrate da quello vicino, il terzo. Così. Voilà! Così. Infilate di nuovo in quello lontano, infilate subito in quello vicino, così. Voilà! Che bella la mia calzettina! E quindi infilate di nuovo in quello lontano. Qui, così. Visto? In modo che venga questo decoro, entra, esci, entra, esci. Ora, se vorrete farlo stare disteso, allargate questi buchini ancora un po', giusto in modo da far stare disteso il vostro nastrino. Olè. Così, uno. Se invece vi piace così, che stringa un po', e sinceramente a me piace di più, lo lasciate così. Fate questo per tante linee, una dietro l'altra. Adesso vedrete me farlo e capirete. Nella punta andate direttamente da quello superiore, così, e chiudete qui.
il vostro lavoretto benissimo. Per far modo che non esca il capo, cosa fate? Quando infilzate l'ultima, dopo che avrete sistemato tutti i nastrini però, mi raccomando, quindi guardatevi bene tutta la calza, tutta tutta, che vi piaccia così e com'è, che i nastrini siano in una buona posizione tutti, quindi tirate un po' di più dove serve che tiriate, mollate un po' di più dove serve che molliate, olè. Date un buon gioco, perché poi la calzetta dovrete riempirla, quindi lasciate abbastanza ampio. Quindi l'ultimo, quello col capo grosso, quando infilzate, infilzate anche la calzetta di sotto, giù dentro dentro, e tirate e fatela salire il più possibile quel lago, fatelo salire. Guardate, io lo faccio salire fin qui, vediamo se ci arrivo, ecco qua. Fin qui, lo esco da dentro, aspettate, visto? Eccolo! E qui, lo vedete? Benissimo, tiro fuori. Riusciranno i nostri eroi? Sì, la Befana riesce, la Befana riesce! La Befana riesce! Entrate l'ultimo nastrino, ben bene. Ben bene, 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 bene. Sistemate tutti quelli che avevate messo prima. Ma che graziosa! Non è ancora finita! E questo capetto qua che esce, questo lo tagliamo pure, il primo. Bene, e lo incolliamo. E lo incolliamo qua, tac. Nessuno lo vedrà. E la stessa cosa facciamo con questo qui che è rimasto lungo lungo. Tagliamolo abbastanza corto che non si veda, e fin dove possiamo, diciamo così, con la forbicina, zac, tagliatelo, e con un puntino di colla appiccicatelo. Ok? Benissimo. A questo punto facciamo il nostro fiocchettino qui. Vi faccio vedere. Fate solo un nodo, non fate un bel fiocco, perché se no non viene bene. Poi il fiocchetto lo mettiamo già fatto dopo. Fate un bel nodino così e attacchiamo. Sporchiamo con un po' di colla, che io prelevo con un po' di con le punte della forbicina dal tappo della colla. Ne prendo un po', potete usare anche uno stuzzicadenti, e ne mettete uno qui e tac, lo incollate, e uno qui. Ah, colla, sì, ombretta, devo regalare la colla per l'Epifania, che tutte le feste porta via, così ricomincia a lavorare con un po' di colla buona. Questi li facciamo scendere, benissimo. E ci mettiamo i cuoricini, sì, mi piace coi cuoricini. Allora, facciamo i nostri cuoricini. Questa la lasciamo da parte ad asciugare un pochino. Prendiamo del feltro, tagliamone un pezzo. Questo è un cuoricino vecchio che avevo fatto per una calza grande grande. Lo pieghiamo in due e tagliamo un cuoricino cuoricioso, un cuoricino, basta fare una mezza goccia, poi si apre e c'è già il cuoricino, che bellino, vero? Facciamone un altro cuoricino cuoricino, potete fare quello che vi pare, cuoricini, palline, insomma, quello che la vostra fantasia più vi suggerisce. Rifiliamo con le forbicine più piccole. Adesso abbiamo i cuoricini, dobbiamo attaccarli. Su un pezzettino di carta metto un po' di colla. Quindi prendo il cuoricino, il retro, con le forbicine, sporco il centro del cuoricino, solo il centro. E lo attacco qua. Tac.
cuoricino e sporco solo la parte che voglio che si attacchi, così, tacchete. E io attacco un po' più giù, tacchete. Voilà! Così, vedete? Olè, che carino! Adesso facciamo anche l'altro. Così. A questo punto, con le forbici un po' più grandi, pieghiamo in dentro, verso il dentro, o in fuori, come vi pare. Pieghiamo in due il nastrino e facciamo un taglio obliquo, così, tac. Pieghiamo in due. E un bel taglio, zac, così vengono a coda di rondine. Benissimo, la nostra calzetta è quasi, quasi pronta. Manca un bel fiocchetto che adesso andiamo a realizzare subito. Se volete vedere come faccio i fiocchetti, cliccate qui e trovate il video sui fiocchetti di Natale che ha fatto Ombretta. Io ho imparato da lei a fare i fiocchetti. Invece del fil di ferro, qui uso sempre un po' di fiocchetto, ovviamente. Chiudo, zac. Olè! Questi invece li taglio corti corti. Sporco un po' con la colla il retro del fiocchettino. Così. Benissimo, e lo vado ad appiccicare, pappete, su quello che avevo fatto prima. A questo punto abbiamo quasi finito. La calzettina è tutta bellina e tutta fatta. Mi serve solo dare un colpo di luce qua e là. E allora tra un puntino e un altro io metto un bel brillantino. Ma se non lo volete fare non è necessario. Oh, così. Questi sono adesivi, basta staccarli e appiccicarli, staccarli e appiccicarli. E viene su una cosettina scicchissima, proprio così. Io li metto anche sui fiocchetti. Mettili dove vuoi, Befana. Sì, sì, ho la febbre del glitter. E dell'urex, e di tutto quello che sbrilluccica. E voilà la mia calzettina, anzi la mia calzamita è pronta per essere riempita. Ora vi faccio una foto e poi ci vediamo dopo, perché ancora da dirvi e farvi gli auguri per la mia bellissima festa. Bene, ora vado a riempirla, chissà di cosa. Avete visto che belle le nostre calzamite? Troppo troppo carine, troppo d'effetto d'atmosfera e anche utili, così che il nostro frigorifero possa essere anche agghindato per l'Epifania. Chissà se alla Befana sono piaciute. E allora amici, avete visto, grazie a questa pagnottona di Ombretta, come siamo stati bravi e siamo riusciti a fare questa bella calzavita per i vostri frigoriferi. Ora non fate scherzi, non cambiate frigoriferi e vi prendete i reattori nucleari, perché poi non so più dove appenderle queste calze e non vi do più niente, va bene? Siamo a posto? E allora, ci vediamo per la prossima Epifania e chissà per questa cosa mi metterò nelle vostre calzette, eh? Non cantate troppo vittoria solo perché le avete fatte voi. Monellacci! Ciao Ombretta! Ti saluto, ti faccio un bacio grande e ti rifasso la linea. Ciao!
Bene, nell'augurarvi una splendida epifania a voi, ai vostri piccini, a tutte le vostre famiglie, ormai ultimo video, ancora ce ne sarà un altro con l'albero di Natale che ho già girato e metterò dopo. Però, come sappiamo, la nostra amica Befana, l'Epifania, tutte le feste porta via, quindi presto ricominceremo quei video col classico sfondo bianco di Arte per te. Io spero abbiate passato delle feste stupende in compagnia dei vostri cari, vi siate un pochettino riposati, rigenerati, ricaricati, con uno sprint tutto nuovo. Quindi vi saluto, da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci! Arrivederci Befana, torna quando vuoi! E adesso la calzetta di Ombretta, che mi diverto sempre a farla perché Ombretta è una delle poche persone insieme agli amici di Arte per te che se gli regali il carboncino è contenta come se ricevesse tante caramelle. Allora nella casa di Ombretta tanto carboncino, ah, mi è caduto il carboncino, tanto carboncino, ma non perché è stata cattiva, ma perché è l'unica che è una delle poche che lo usa. Ecco qua, tanto carboncino per Ombretta nella sua calzettina, che ne dite?